Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo nell'episodio numero 90, signori, l'episodio in cui oggi andremo ad uccidere il drago. Signori, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie e a canale. Vi ricordo di iscrivervi, non vi costa nulla, basta semplicemente cliccare sul pulsantino per l'iscrizione, lasciare anche un bel like e se vi va il commento che è sempre ben accetto e sono sempre pronto a rispondere a tutti, signori. Allora, due cose prima di partire col video. Una, ho recuperato un po' di sabbia qui sopra le nostre teste perché mi ero dimenticato a portare delle boccette, signori, per poter fare delle altre ampolle. Scusate il colpo di tosse. Dici perché le ampolle per poter portarci anche il soffio del drago, signori. Ce ne portiamo 6, riusciremo a portarcele tutte? Non lo so, a riempirle tutte? Non lo so, ma noi ci proveremo, signori. Ne abbiamo 6 e non abbiamo paura di utilizzarle. Queste altre le lasciamo qua. Direi che la zappa la potremmo anche spostare, mettiamo queste qui così, ma se ci dovessimo riuscire, recuperiamo anche lì il soffio del drago o l'alito cattivo del drago. Altra cosa, signori, mi scuso anticipatamente se ci sarà qualche lag durante la lotta con il drago, ma purtroppo il computer è un pochetto vecchiotto e quindi dobbiamo fare di necessità virtù, signori. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Io ci sto provando, signori, con la costanza, il resto tocca farlo a voi, mi raccomando. Vi stimo tantissimo. Signori, siamo pronti. Ho tanta paura, però siamo ben messi. L'armatura è buona, le attrezzature ce l'abbiamo e ho paura, signori. Sì, perché se dovessimo morire, io non ricordo niente la strada del Nether per arrivare al portale. Quindi, diciamo che sarà un gran bel casotto. Ma non dobbiamo morire, dobbiamo stare forti, decisi e facciamo così, che forse è meglio. Signori, che ce la mandi buona, che la fortuna ci assista e che il drago muoia velocemente. Non preoccupiamoci, ricordiamo, siamo a 4 chunk, signori, quindi le torri non le vedremo nemmeno se ce l'abbiamo davanti agli occhi. Ma il momento è giunto, decisi, coraggiosi e impavidi. Andiamo, signori. Mamma mia. Ora succederà il casino. Ecco, a posto. Perfetto. Perfetto. Sta laggando un attimino perché sta costruendo tutto il mondo. Dove cazzo la mi ha fatto spawnare, signori? Nel nulla cosmico. Ma no, ma così non ci sto. Ma così non ci sto, signori. No, no, porca. Abbiamo un grosso problema, signori. Abbiamo un grosso problema. Non tanto il lag che sta facendo, ma il problema grosso è che lui già ha caricato il drago e noi dobbiamo ancora raggiungere l'isolotto. Se il drago ci colpisce prima che noi raggiungiamo l'isola, siamo morti, signori. Lo sapete, sì? No, no, questo non doveva succedere. Questo non doveva succedere. Mannaggia, mannaggia la pupazza. Allora, stiamo calmi, stiamo calmi. Dico io, perché mi ha fatto spawnare qui? Perché, porca di una paletta ambriaca, che siamo nel nulla più totale. Va bene, proviamoci, signori. Che vi devo dire? Proviamoci. Proviamoci e speriamo nella fortuna. Tasto shift montato, mettiamo velocemente questi blocchi. Speriamo che il drago non ci veda a questa distanza. Speriamo che non gli interessiamo a questa distanza. Io già lo sento, signori, questa cosa non mi piace. Io già lo sento e questa cosa non mi piace. Vabbè, in questo momento abbiamo la terra sotto i nostri piedi. Abbiamo la terra sotto i nostri piedi. Completiamo, ok. Ora ricordiamoci di non guardare nemmeno gli Enderman. Ricordiamoci che il nostro obiettivo principale, signori, mi sto cacando addosso e non sto scherzando. Allora, dobbiamo un attimino cercare le torri. Come potete capire, noi le torri nemmeno le vediamo da lontano. Bene, stiamo attenti al drago che ci può shottare in un colpo solo, ma noi non abbiamo paura. Non abbiamo paura di nessuno, signori. Ecco, se poi ci ammazziamo anche noi stessi, questa cosa non è per niente buona. Il drago se la sta pia con gli Enderman. A noi questa cosa va benissimo. Iniziamo a distruggere le torri con molta calma, signori. Voglio trovarlo, uno youtuber che gioca a 4 chunk, signori. Cioè, non vediamo la. No, non si vede nemmeno la profondità. Cioè, perfetto, ottimo. Comunque, il primo l'abbiamo distrutto e questo mi sembra un buon inizio. La prima torre l'abbiamo fatta fuori. Aia! Mi ha colpito? No.
Mi ha tirato però il coso del drago, affanculo maledetto. No, non devi mettere le torce, devi raccogliere sta cacata. Ok. In un colpo solo, signore, abbiamo riempito tutte quante le boccettine. Perfetto, ottimo così. Magari le torce me le recuperi, però grazie, gentilissimo. Allora, stiamo calmi. Noi abbiamo... Ai, ai! Allora, si sta mettendo male, signore. Siamo un pochino troppo lenti nella costruzione del tutto. Stiamo mettendo torce inutilmente a giro. Ahia! Maledetto! Porca della sua paletta ambriaca. Vedevo il coso qua. Mannaggia a lui a chi non glielo dice pure. Mannaggia a lui a chi non glielo dice pure. Maledetto di un... E dai però... Ci sta rompendo i coglioni sto drago. Allora, recuperiamo un attimino di vita. Ci sta sparando come se non ci fosse un domani. Allora, noi intanto abbiamo distrutto quella torre di lì. Ok. Non si può fare un attimino i fattacci suoi sto drago, invece di rompere le scatole a noi. Porca paletta ambriaca. Dai, dai, saliamo, 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 saliamo. Sto giocando con 4 chunk. Ma non si può buggare da qualche parte e ci lascia belli tranquilli. No, no, deve per forza venirci. Porca miseria, questa è alta. Questa è alta, ma l'abbiamo fatta fuori. Ok, dove sta l'altra torre? Aspettate, signori, facciamolo così, è veramente complicato. Aspettate, 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 aspettate. Rischiamo, mettiamo 6. Voglio proprio distruggere il computer. Dai, dai. Con 6 chunk riusciamo a vedere qualcosa. Oh, perfetto. Con 6 chunk già quantomeno ci divertiamo di più. Porca paletta ambriaca. Allora, questa l'abbiamo distrutta. Quella l'abbiamo distrutta. Scendiamo di qua velocemente. Dammi la zappa. In modo tale da recuperare questa terra. Dai. Siamo a 3 torri distrutte, signori. 3 torri le abbiamo distrutte. 3 torri le abbiamo distrutte. E siamo ancora vivi. Ok. Mangiamo. Maledetto di un drago di merda. Ma non era al centro. Maledetto lui. Allora, questa dovremmo averla distrutta. Ok. Questa dobbiamo distruggere tutto l'Ambradan sotto. Ok, quindi facciamo così. E così andiamo a 4 torri. Se ci riesce, forse. Forse. Una volta, mentre facevo questa solita sfida, ricordo che mi ha colpito 2 volte. Quindi mi ha fatto cadere nel vuoto. Cadere nel vuoto significa perdere tutto. Cadere nel vuoto. Dai, è così. E questo l'abbiamo eliminato pure. Ma perché non si fa i fattacci suoi sto drago? Porca miseria. Deve rompere le scatole a noi per forza. Deve romperle le scatole a noi per forza. Va bene, drago di merda. Dai, t'ho fregato stavolta. Hai sparato troppo tardi, zio. Io me ne sono già andato. Me ne sono già andato. Allora, qua ce n'è un'altra. Però dobbiamo mangiare un attimino. Carotina d'oro. Leviamo la torcia che non serve. Saliamo qui, che c'è l'altra con la grata. Dai, dai. Sali, 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 sali. E siamo a... Non mi ricordo quante cazzarola di torre abbiamo distrutto. Mannaggia, ok. Ci ha mandato l'alcol, ma noi scendiamo velocemente. Peccato perché se riusciamo a salire di lì, potevamo, mannaggia a te a chi non te lo dice pure. Mangia, mangia. Allora, la carne ci basta rispetto alle carote. Quindi le carote conserviamocele per qualcos'altro. Mangiamoci la carne. Continuiamo a salire. No, ho perso il conto delle torri, signori. Ho perso il conto delle torri. Chiedo sempre scusa per i lag terribili. Perfetto. Riesco. Quella è altissima. Mamma mia, che pro, signori. Che pro. Porca miseria. L'abbiamo fatta fuori. Dai, dai, scendi, 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 scendi. Ok. Allora, qua l'abbiamo distrutto, questa di qua, quindi andiamo a vedere se la torre di qui è ancora attiva. Non ricordo. Aia, aia! Maledetto che non sei altro. Maledetto, ora ti ammazzo male, lascia che ti distruggo con tutte queste torri, ti ammazzo male. Dai, dai, sali, 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 e questa è pure bella alta. Sicuro che questa non è quella che abbiamo distrutto prima? No. Sto finendo i blocchi di terra, zio. Dove cazzarola è?
Mettiamoci vicino perché se mi fa un colpo mi ammazza male. Ok, mangiamo. Non devo mangiare. Lui ha sbagliato il lancio dell'alito puzzolente. E quello è distrutto pure, signori. Secondo me siamo a buon punto, signori. Secondo me siamo a buon punto. Scendiamo velocemente, velocissimamente verso il basso, prima che lui ci venga a rompere le scatole. Ecco come ha appena fatto. Scendi, 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 scendi. Allora, quella a fianco di questa l'abbiamo distrutta pure. Vediamo se riusciamo a distruggere anche l'ultima. O forse le abbiamo già distrutte tutte, non mi ricordo, signori. Non guardare le Enderman, perché ci manca che ci attacchino. Sapete quante volte mi hanno attaccato gli Enderman e scappando? Sì, signori, le abbiamo distrutte tutte, maledetto bastardo. Adesso è arrivata l'ora della tua fine. Vieni qua, zio, vieni qua. Vieni a riprendere le energie nel tuo blocco centrale, che ti ammazzo male. Dai, dai, zio, dai, ti aspetto. Dai, dove sei? Non ci vieni più qui al centro ora? Eh? Eh? Hai paura? Hai paura? Eh? Io ho paura a guardare verso l'alto, perché a parte il fatto che non lo vediamo minimamente. E ho messo 6 chunk, signori. Ho messo 6 chunk. Che cazzo fa? Spara nel vuoto. Dove sei, maledetto bastardo? Dai, fatti vedere. Vieni al centro, bastardo che non sei altro. Eccolo, eccolo. Ce l'abbiamo, signori. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Aia, se però ci vado io dal lato delle ali, sono un pirla. Dai così. Dai, forza. Aia. Non so cosa sia successo, però va bene. Va bene, va bene. Riesci a colpirlo, mannaggia. Riesci a colpirlo. Perché non me lo fa colpire? Non me lo fa colpire, signori. Perché non me lo fai colpire? Aia. Allora, c'era qualcosa che non mi tornava, signori. Aia. Maledetti bastardi. Vi levate dalle scatole, maledetti. Che dicevamo degli Enderman, signori? Che dicevamo degli Enderman? Aia! Chi è che ancora mi sta inseguendo? Maledetto, ti levi dalle scatole, porca miseria. E muori male. Ok, ce la siamo vista un attimino brutta. Ho avuto un attimino di confusione tecnico-tattica, signori. Abbiamo due Enderman che ci inseguivano, non so quale motivo, quando cazzarò lei che li abbiamo guardato. L'Ender Dragon non gli abbiamo fatto assolutamente nulla, però va bene. Però va bene. Ma si è riparato l'Ender Dragon? Non ho capito se l'Ender Dragon si è rigenerato, signori. Mi manca un passaggio. Mi manca un passaggio. E io non riesco. Dobbiamo capire se si... Perché non riesco a colpirlo? Mannaggia te a chi non te lo dice pure. Brutto bastardo. Devi morire male. Dai, così, così, così. Te ne do tanti. Aia, aia. Aiai, mannaggia te. Capiamo se si sta... Se guarisce. Perché se guarisce vuol dire che mi sono dimenticato una torre. E se mi sono dimenticato una torre è un problema. Ok. No, no. Non sta guarendo, signori. Ok, quindi è solamente questione di tempo. È solamente questione di tempo. Occhio qui. Maledetto bastardo. Guerra all'ultimo sangue praticamente. No, si sta guarendo. Quindi ci siamo dimenticati una torre, signori. Quale cazzo ci siamo dimenticati? Lo stronzo si è guarito. Quale siamo dimenticati? Quella forse. Ci siamo dimenticati una torre, signori. E gli è tornata tutta la vita. Cioè gli è iniziato la guerra senza avere le munizioni. Ma che stiamo? Stiamo scherzando. L'abbiamo distrutta. Quella là sopra. Allora, scusatemi un attimo. Quale torre mi sono dimenticato? Porca di una miseria. Lasciamo i blocchi di terra vicino alle torri. Questa l'abbiamo distrutta, sì. Risaliamo qua. Porca miseria. Io ero tutto contento che l'avevo ammazzato. L'avevo preso a spadellate e mi sono dimenticato una torre. Ma sono scemo. Ma come cazzo è possibile questa cosa? No, ma sei un bastardo. Sei un maledetto bastardo. A te chi non te lo dice pure.
Ma gli Enderman che stanno a fa? Perché non lo colpiscono gli Enderman? Aspettate. Mangia. Mangia. Leva la terra. Porca miseria. Porca miseria. Questi blocchi di terra non mi basteranno mai nella vita. Però ce la facciamo, ce la facciamo, signore. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Ce la facciamo, ce la facciamo. Sali, sali, sali. E basta con queste torce. Mannaggia a te a chi non te lo dice pure. Leva, leva queste torce alle mani. Levale, levale. Sta laggando un pochetto, signori. Sta laggando un pochetto. Non so di preciso il motivo. Porca miseria. Porca miseria. Sono indicati una torre. E questa ce l'abbiamo. Quella ce l'abbiamo pure. Che torre ci sono indicati, signori? Certo, lui si è guarito, quindi una torre l'abbiamo dimenticata. Aia! Aia! Ecco, perfetto. Volevamo scendere velocemente e ci ha aiutato lui. Allora, questa l'abbiamo fatta. Andiamo su questa. No, questa abbiamo visto da lontano che l'avevamo fatta. Forse questa di qua ci siamo dimenticati. Quella vicino a quella iniziale che non l'abbiamo fatta scoppiare. Mannaggia a lui. Vedi, basta una dimenticanza. E lui si sente più forte, ma noi troviamo la soluzione, non è un problema. No, questa è pure distrutta. Questa è pure distrutta, quella è distrutta pure. Sono confuso, signori. Sono fottutamente confuso. Allora, torniamo su questo, su quale? Su quella? Sì, sono confuso. C'è l'ansia di battere l'Ender Dragon. Si sta trasformando in un. Che cazzo sta succedendo? Che cazzarola sta succedendo? Perché non muore questa mannaggia di Ender Dragon? Queste altre l'abbiamo distrutta pure. Quella è distrutta pure. L'abbiamo pescato, l'abbiamo trovato. Hai fatto un errore, zio. Hai fatto un gravissimo errore. Ti sei ricaricato quando non dovevi. Ho guardato qualche Enderman? No. Allora, secondo un'antica leggenda, se io sono volato di là, la torre deve essere questa di qua. Ma porca. Pure ricordavo di averla colpita pure questa. Invece no, signori. Mi ha fatto un erroraccio. Dai, dai, sali, 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 sali. Ho visto il raggio, quindi maledetto bastardo, ora sei morto, signori. Ora sei nostro. Ci siamo dimenticati di una cazzarola di torre, ma adesso sei nostro. È finita, signori. Adesso dobbiamo semplicemente divertirci a prenderlo a spadate. E infatti già vedete che ha perso vita. Già ha perso vita, non so che cazzarola ha fatto. Forse ha sbattuto contro un muro. Lo scemo ha sbattuto contro un muro. Ha perso vita. E noi lo aspettiamo qui al centro, signori. Oh, dell'Ender per recuperare. Aia, aia. Maledetto, maledetto bastardo. No, questo te lo devi a te. Occhio alle ali, occhio alle ali. Dai così. Diamogli. Da dove cazzo lo devo colpire? Da davanti? E perché non me lo dici prima che ti devo colpire da davanti? Bastardo che non sei alto. Dai, dai. Vediamo chi dei due resiste di più. Dai, dai. Dai, maledetto. Maledetto bastardo. Curati ora se ci riesci. Curati ora se ci riesci. Brutto. Brutto buzzurro. Buzzurro. Dai. Guarda quanto è bella Ender Pearl. Recuperiamo l'Ender Pearl perché possono tornare utili. Me le sta prendendo? Sì, abbiamo fatto tanto a cercare queste cazzola di Ender Pearl e ora finalmente siamo riusciti. Riusciremo, grazie all'End praticamente, a avere tutte le Ender Pearl che vogliamo. Dove sta? Si sta rimettendo qua davanti? Sì, bravo zio, così ti voglio. Così ti voglio. Dai, 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 dai. Colpiscimi, sì, fammi male. Dai, dai, signori. Purtroppo non lo posso colpire con l'arco perché non lo vedremo nemmeno se ci passa davanti. Anche per la sua velocità, signori. Non lo vedremo nemmeno se ci passa davanti. Però
Però va bene, però va bene. Oh, piccolo imprevisto della torre, porca miseria. No, 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 non guardare gli Enderman. Non guardare gli Enderman. Bello così, bello così. Dai, maledetto bastardo. Dai, maledetto bastardo che non sei altro. Dai, 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 dai. Che fai? Torni a casa, Alessi? Torna a casa, Alessi, dai. Se potevamo portarci una spada più forte, una spada più forte. Boh, come cavolo si craftava una spada più forte? Questo video sarà molto lungo perché non farò tagli, signori. Mi dispiace, ripeto, per i lag. Non so in quanti arriveranno a fine video. Per fortuna, fino a questo momento non siamo morti nemmeno una volta. E questa cosa a noi fa no piacere di più. Il nostro bellissimo Drago è tornato qui a trovarci e noi lo castighiamo di brutto. Dai così, dai così. No, 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 gravissimo, gravissimo. Porca miseria, signori, che ce la siamo vista brutta, ce la siamo vista brutta. Ma se ti tiro una freccia così in faccia, ti piglio o no? Porca miseria, con tutto sto alcol, come cazzo lo faccio a pia? Aia, aia. Mannaggia lui, bastardo che non è altro. Mannaggia lui. E mori, brutto bastardo. Guarda come sta cercando di resistere alla sua fine, che oramai è scritta. Noi stiamo a morire male, però. Scusate, noi ci facciamo prendere dalla cosa di andarla a colpire per ora che è lì fermo. Ma stiamo a morire male. Dobbiamo un attimino temporeggiare, signori. Dobbiamo un attimino temporeggiare. Perché il bastardo sputa praticamente davanti alla sua faccia e io non riesco a pigliarlo giusto. Mannaggia a te che non te lo dice pure. Dai così, pezzettino di carne, mangiamo. Guardato Enderman, no, bene, bene, bene. Dai signori, se non è a questo scontro finale, al prossimo è morto, al prossimo è morto, signori. Guardalo, guardalo, guardalo come arriva lì sputando come una cosa terribile. Ma il bastardo, guardalo che... Ma una volta lo colpivo qua da sotto nella pancia, perché ora non me lo fa più colpire? Ah, vedi che da qua me lo fa colpire senza problemi. Mannaggia a te. Eh sì, però se n'è andato, non gli abbiamo fatto un cacchio. Praticamente no, se n'è andato e non gli abbiamo fatto niente. Torna a casa, Alessi. Dai, dai, torna a casa, zio. Torna a casa, zio. Ti aspettiamo, ti aspettiamo. Impresa, signori, ce l'abbiamo fatta. Dovrebbe succedere l'impensabile per non riuscirlo a sconfiggere adesso l'Ender Dragon. Dovrebbe succedere che una massa di Enderman ci inizi a colpire contemporaneamente, impazzita, e ci viene a uccidere tutta quanta perché rincretinita dal drago ci inizia a puntare e ci ammazza tutti e finiamo anche in uno sputo qui del drago e moriamo male per quello, signori. Ma in teoria siamo ben coperti. Se lui si decide a tornare, forse riusciamo anche noi, forse sta scendendo perché vedo gli Enderman che puntano in quella direzione. No, si sta facendo ancora il giro, non guardiamo gli Enderman. Non guardiamo gli Enderman che ora stanno arrivando di qua, quindi forse sta atterrando. Forse sta atterrando, sì, sta atterrando, signori, sputacchiando come non mai. Ha fatto volare tutti quanti gli Enderman. Ha sputacchiato di nuovo, ma noi non ci preoccupiamo del suo sputacchio. Perché, signori, dobbiamo ucciderlo. Dobbiamo ucciderlo, dobbiamo ucciderlo. È andata, signori. È andata, è andata, è andata, signori. Ender Dragon distrutto. Ender Dragon ucciso, signori. Bello così. Impresa, impresa riuscita. Allora, prima di qualsiasi cosa, mangiamoci una carotina d'oro. Ok, recuperiamo la vita. Abbiamo 6 livelli di esperienza. Andiamo a recuperare tutta quanta l'esperienza, signori. Bello così. Questo è il minimo di quello che riusciremo a fare, signori. Perché adesso andremo a fare anche la farm di Enderman qui nel Nether, signori. In uno dei prossimi video, tra l'altro abbiamo acquisito più luminosità, impressione mia. 65 livelli belli puliti puliti. Aspettate, recuperiamo pure questa esperienza che c'è qui. Ok, senza cadere nel portale perché ora come ora ancora non dobbiamo riattraversare il portale. Dobbiamo recuperare l'uovo.
che così si è teletrasportato. Dogazzarola 6, uovo. Dov'è l'uovo? Dov'è l'uovo? Cerchiamo l'uovo, ok. Cerchiamo l'uovo. No, ho un piccone troppo potente, signori. Ho un piccone troppo potente. Torcina, stanno le torce. Ok, metti una torcina lì, rompi questo. E abbiamo anche l'uovo, signori. E abbiamo anche l'uovo. Abbiamo ucciso il drago, abbiamo recuperato l'uovo. E ora ci si sbloccano una serie di altri nuovi episodi, signori. Là c'è il portale per andare nel void. Signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Mi dispiace per il lag, però è stato un bel video, bello combattuto. Detto questo, signori, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento, signori. Domani si iniziano con tante nuove avventure. Bella raga, ciao!